Ciao a tutti, sono Giacomo Cessari e benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Quello che facciamo oggi è vedere cosa si intende per numero irrazionale e andare a vedere come risolvere una radice quadrata di un numero qualsiasi da 1 a 1000, appunto, anche un numero che non è un quadrato perfetto, che non sia un quadrato perfetto. Allora, avete imparato fino ad oggi, se vogliamo fare un attimino di ripasso, avete visto le frazioni, ossia i numeri razionali. Le frazioni abbiamo imparato che possono dare tre tipologie di numeri, possono dare numeri decimali limitati, possono numeri periodici, semplici, e numeri misti. In realtà, se le frazioni sono apparenti, danno anche numeri interi. Quindi una frazione è un altro modo di scrivere un numero, quindi un numero intero, ad esempio 8 mezzi, un periodico misto, che può essere 5 sesti, perché 0,8 3 periodico. Un periodico semplice, come due terzi, che fa 0,66 periodico, o un decimale limitato, come un quinto, che fa 0,2. E ragionando un attimino sui periodici, poi capirete perché ho fatto questo tipo di ripasso, un numero periodico, come un 0,7 periodico, che cos'è? È un numero, quindi come dire 0,7, e questo 7 che si ripete all'infinito. Questo periodo va avanti all'infinito. Se io dovessi scrivere questo numero, passerei tutta la mia vita a scrivere 7 e ancora non l'avrei scritto tutto, perché è infinito. Queste cifre vanno avanti per sempre. La cosa importantissima dei numeri razionali è che riusciamo un po' a capirli, soprattutto riusciamo a scriverli, perché si capisce, riusciamo a capire qual è il periodo, quindi cosa si ripete, e possiamo anche scriverli come frazioni. Le radici, ad esempio, la radice quadrata di 2, è un numero irrazionale, e la cosa incredibile è che questo numero va avanti per sempre, ma senza un periodo. Cioè, vuol dire abbiamo una fila di numeri che vanno avanti per sempre, ma senza periodo. Adesso vi scrivo le prime cifre della radice di 2. Fa 1,414. Quarantotto, 801, 801. Come vedete, questa radice ha una serie di cifre e qua va avanti all'infinito, ma non c'è un periodo.
Per quello si sono chiamati numeri razionali, perché sono proprio difficili da capire. A livello di logica, verrebbe da dire che se vado avanti all'infinito, prima o poi troverò una sequenza di cifre che si ripete. Magari non sarà una sequenza di 15-20 cifre, magari sarà di 100 o un milione di cifre, ma un milione di cifre me lo immagino che riesca a ripetersi. Eppure non è così. Non c'è mai una ripetizione di cifre. O meglio, potrei anche avere un momento in cui trovo magari una fila di due, ma poi cambia, diventa un 3, magari un 1, un 7. Quindi non c'è un periodo che si ripete. E questa cosa qua crea molta difficoltà. Crea difficoltà nello scrivere questi numeri, perché non avendo un periodo non possiamo utilizzare questa strategia. E quindi l'unico modo di scriverli è scegliere un'approssimazione. Quindi l'unico modo di scrivere la radice quadrata di 2 è decidere dove tagliare questo numero. Cioè, se io devo fare dei calcoli con questo e fare questa operazione, devo scegliere dove tagliarlo, quante cifre decimali mi bastano. Quante cifre decimali, di quante cifre decimali posso accontentarmi per poter ritenere il risultato abbastanza vicino alla realtà. Perché il numero reale, il numero vero, che corrisponde alla radice di 2, essendo infinito, è anche impossibile da scrivere. Non è rappresentabile con una frazione, quindi non posso neanche trasformarlo in una frazione. E questo è un po' ciò che è la magia delle radici, no? Una cosa che viene introdotta e che secondo me è affascinantissima è proprio l'immaginare questi numeri enormi, lunghissimi, con le cifre che non si ripetono mai. Allora bisogna recuperare un attimino quello che si è visto sulle approssimazioni e cosa ci dice la regola per approssimare. Si può approssimare per difetto o per eccesso. Allora, se approssimo per difetto, vuol dire che io taglio il numero, ad esempio qui, non mi curo di quello che ho tagliato, quindi la radice quadrata di 2 approssimata per difetto ai centesimi è questa, la radice quadrata di 2 approssimata per difetto ai millesimi è questa, e non mi curo di quello che taglio. Per eccesso vuol dire che aumento sempre di 1, ossia, se io volessi tagliare la radice quadrata di 2 ai millesimi, non dovrei scrivere questo, ma aumento di 1 l'ultima cifra, quindi sarebbe 1,415. Se volessi approssimarla ai decimillesimi, dovrei scrivere 1,4143. Se volessi approssimarla ai quindi avendo una cifra decimale in più, 1,41422. Queste sono le approssimazioni per eccesso. Aggiungo un 1 all'ultima cifra che taglio. Si può anche arrotondare e l'arrotondamento è la domanda se approssimare per difetto o eccesso. Quale scelta faccio? Vuol dire cerco di capire questo numero se è più vicino alla cifra che viene dopo, alla cifra che viene prima. Ad esempio,
Se io avessi un numero decimale, lo cambio, ne prendo un altro, 2,6, 2, 8, e volessi approssimare questo numero qui ai centesimi, la domanda è più vicino al 2,62 o al 2,63? Cioè, se io avessi la mia retta numerica e avessi qui il 2,61, il 2,62, il 2,63, il 2,64 e dovessi inserire questo numero all'interno della retta, è 2,68, quindi sarebbe circa qui, sarebbe più vicino al 3. Non sarebbe vicino al 262, sarebbe più vicino al 263. L'arrotondamento è proprio l'operazione dove noi ci chiediamo se approssimare per difetto o per eccesso, perché andiamo a capire il numero a quale cifra, a quale altro numero si avvicina, no? La regola è andare a vedere la prima cifra soppressa, quindi cosa vuol dire la prima cifra soppressa? Se arrotondo ai centesimi, la cifra che sopprimo è l'8, e vedere questa cifra se sta tra lo 0 e il 4 o tra il 5 e il 9. Se è lo 0, l'1, il 2, il 3 e il 4, io approssimerò per difetto. Se è 5, 6, 7, 8, 9, approssimerò per eccesso. In quanto, considerando lo 0, l'1, il 2, il 3, il 4, vuol dire che il numero sarà più vicino a quello che viene prima, quindi è per difetto. Dal 5, che sembra in centrale, ma in realtà se le cifre le dividete dallo 0 al 9 invece che dall'1 al 10, perché il 10 è già due cifre, il 5 è dalla parte opposta, si va per eccesso. Detto questo, andiamo a vedere come calcolare anche la radice di questi numeri approssimandola, prendendo i numeri sulle tavole. E proviamo a chiederci la radice, ad esempio, di 58, arrotondandola ai centesimi, cosa può dare. Quindi quello che facciamo sarà prendere le tavole e andare un po' a capire come risolvere questo usando le tavole. Allora, il 58 non è un quadrato perfetto, se lo cerco sulla N2 non c'è, c'è il 49 e il 64, e il 58 lo trovo però sulla prima colonna, sulla N, e trovo che 58, guardate bene, la radice di 58, qui scrive 7,6158. 7,6158. E ripeto, tutti questi numeri qua, dove vedete che ci sono delle cifre decimali, è l'approssimazione del numero che sarebbe irrazionale, quindi che avrebbe infinite cifre dopo la virgola, e quindi per comodità ovviamente non possono scrivercelo tutto, non avrebbe neanche senso scrivere 20 cifre decimali, e quello che fanno è dare l'approssimazione a 4 cifre decimali, che per quanto ci riguarda è più che sufficiente. Quindi 7,6158 è la radice di 58,
Ma nel momento in cui io la scrivo e devo arrotondare ai centesimi, vuol dire che mi bastano due cifre decimali. Quindi il 58 non ci serve, io taglierò tra l'1 e il 5. La domanda è: questo numero è più vicino al 7, nel momento in cui taglio al 7,61 o al 7,62? 7,61 è l'approssimazione per difetto, il 7,62 è quella per eccesso. Guardo la prima cifra soppressa, che è questa, che è il 5, e mi chiedo, il 5 sta in quell'intervallo dallo 0 al 4, dal 5, tornando a prima, no? Sta, potete perdere l'8, sta tra lo 0 e 4, tra il 5 e il 9. Allora, la prima cifra soppressa qui abbiamo detto che è un 5, sta tra il 5 e il 9, quindi approssimo per eccesso. Quindi il risultato che devo scrivere sarà 7,62. Questo è arrotondare ai centesimi. Facciamo un altro esempio. Facciamo la radice di 320 e diciamo che lo vogliamo ai millesimi. Questo numero qui in alto ci indica l'approssimazione voluta, quindi quante virgole vogliamo nella radice, nel risultato. Stoppate il video, provate a farlo, poi riprendete il video e vedete la soluzione. Allora, quando lo risolvo, cerco nella n il 327, perché sulla n la seconda non c'è, quindi non è un quadrato perfetto. Lo cerco sulla n, vedo il 327, la sua radice, che è questa colonna, è 18,0831, quindi 18,0831 0831 con approssimazione ai millesimi vuol dire che taglio dopo la terza cifra, e guardando la prima cifra soppressa, l'1 è la ci prima cifra soppressa, qui avevamo il 5 come prima cifra soppressa, quindi l'1 è la prima cifra soppressa, già mi fa capire in quale categoria sono, mi ritrovo, e devo approssimare per difetto. Allora, vi ricordo che le due approssimazioni di questo numero sarebbero: per difetto è il 18,083 e per eccesso, aggiungendo 1 all'ultima cifra del numero, quindi se io ho già tagliato qua devo aggiungere 1 qui, quindi 18,084. 18,084. Il fatto che ci sia l'1 come prima cifra soppressa mi fa capire che sono nel range di approssimazione per difetto, e quindi quello che dovrò scrivere è questo. Questo è il mio risultato. 18,083. Bene, spero che questo vi sia stato d'aiuto. Grazie e alla prossima video lezione.